Vabbè, certo che se uno passa su un cavalcavia ci pensa un attimo, viene in mente la cosa. E poi abbiamo trovato dei lavori, non so, per un tratto ci hanno mandato proprio su un cavalcavia, ci hanno mandato sulla strada normale, non so per quale motivo, però viene da pensare. Cosa ne pensa di quello che È un disastro. Penso che ci dovrebbe essere più controlli. succede? Come si viaggia dopo i fatti di Genova? Voi insomma avete anche un po' una responsabilità Ma maggiore. come si viaggia? Si viaggia uguale. Secondo me i fatti di Genova potrebbero riguardare anche altri tratti dei nostri. Sì. E spesso quando siamo in colonna ci si sente muovere quando siamo nei ponti. Devono farlo, però non lo so. Inizio a pensare invece di andare bene anche questa strada qui. Io è tanto che non la faccio, però ci sono sempre lavori su questa strada. E ora mi tocca andare a Ravenna, vado a Ravenna. Ci stanno dei ponti da fare anche qui, sempre lavori. Va bene che questa non fa parte dell'autostrada, Non è la comunque nostra qui. dovrebbe essere un po' più controllata forse. Oddio, quando si passa sui viadotti, il pensierino si fa sempre. Tutto qui. Io la faccio abitualmente questa strada, quindi. Comunque ci sono diversi lavori di manutenzione in corso proprio sui viadotti, quindi ci sono sempre stati e penso che non. Ma comunque è quel tipo di ponte a stralli che è più rischioso, che presenta maggiori rischi rispetto a questi viadotti normali, insomma. Anche qui ci sono state tante segnalazioni. Sì, però io lo conosco bene il percorso, ho trovato sempre deviazioni proprio per presenza di molti lavori, quindi non credo che questa sia una zona. Certo, il pensierino ci si fa comunque quando si sta per affrontare il viadotto. Le strade sono messe malissimo, specialmente le 45, tutta chiusa, tutti i lavori. Si viaggia male. C'è sicurezza secondo lei? No. No, perché? No, perché è pieno di buche e ti può scoppiare una ruota con tutte queste buche, cioè un attimo qua è molto stretta, poi questa strada qua molto stretta, quindi è un attimo, ci vuole proprio un attimino a fare dei casini. Grazie.